del conferimento dell'impianto natatorio della piscina comunale all'SSM SPA. Illustra il sindaco Pezzanese. Sì. Grazie Presidente, allora ritorniamo sulla piscina. Come dicevo prima, abbiamo già quasi diciamo al 50% siamo andati già in argomento. Questa amministrazione sulla stregua di quanto detto da me in precedenza, ma che adesso ripeto, cioè sulla assoluta necessità di dover procedere, che opportunità sottolineerei, non solo necessità e opportunità sono due cose che vanno a braccetto, al conferimento della piscina comunale alla SSM SPA sul profilo della dotazione immobiliare, quindi è un conferimento da cui importo, il cui valore poi di questo bene verrà, è già stata risposta la perizia per la stima, verrà enunciata nei prossimi giorni e andrà a rafforzare quello che è il patrimonio totale della stessa municipalizzata. Ricordo ai presenti e a chi ci ascolta che la gestione che attualmente privata dell'associazione che attualmente gestisce la piscina è stata una gestione brillante, una gestione comunque sotto il profilo economico seria e anche sotto il profilo del servizio, almeno per quello che ci risulta, e una gestione che ha perfettamente rispettato con il Comune, così come il Comune ha rispettato con la stessa associazione quelli che erano i patti del bando per cui era stato fatto appunto lo stesso bando che si era aggiudicato questa associazione. Ora il problema è naturalmente nelle motivazioni che ci hanno spinto a fare questo, è che il bando è in scadenza, l'aggiudicazione del bando è in scadenza a giugno prossimo. Quindi siamo al 30 di aprile, quindi diciamo che mancano appena 60 giorni, mancherebbero all'esposizione del nuovo bando. Nel frattempo la situazione a livello di impiantistica e di previsione di rifacimento dell'impiantistica in piscina è stata valutata da tecnici competenti, da tecnici del comune, da tecnici privati, soprattutto da questo tecnico che anche da tecnici che già precedentemente avevano lavorato alla piscina sull'incarico della precedente amministrazione, quindi dai nostri uffici tecnici, quindi seguita la vicenda anche dal nostro assessore della CECA e anche da, e soprattutto da un tecnico a luogo destinato e da noi chiamato che vanta esperienza a carattere nazionale assoluta per quello che è il curriculum e il tempo che l'ha accompagnato in queste esperienze. Ha un'età di 60 anni e quindi si dedica da sempre a questo tipo di, sul livello nazionale, a questo tipo di perizie, offre le massime garanzie e curiosità vuole che sia la perizia del nostro ufficio tecnico, sia la perizia fatta da altri tecnici che sono legati sul posto, che non erano incaricati ufficialmente, che è quella del nostro incaricato ufficiale, concordino sui 400.000 euro, 1.000 euro più, 1.000 euro meno, che serve appunto sia sull'impianto tecnico, sia su quello della vasca, sia su quello a supporto, per rimettere a posto, nel vero senso della parola, e rendere come fosse nuova la piscina del Comune di Torino. Ora, detto questo, dando per letta la delibera, l'oggetto della delibera è appunto quello di conferire all'azienda elettrica questo bene e l'azienda elettrica naturalmente provvederà, quindi il bando non avrà più necessità di essere fatto, anche perché nel bando, se allora noi ci fossimo addentrati, avremmo dovuto chiedere nel bando l'investimento a chiunque avesse vinto come prima cosa di 400.000 euro, però chiedendolo a giugno e non predisponendosi fin da adesso. Ricordo che la piscina deve essere efficiente per dare un servizio qualitativo ai cittadini e alle associazioni che fanno anche di carattere agonistico, deve essere pronta per settembre. E quindi se noi ci fossimo addentrati nelle pieghe del bando, del nuovo bando, primo non avremmo avuto la garanzia che qualcuno si sarebbe accollato immediatamente o avrebbe avuto la forza dei 400.000 euro di investimento. Secondo, abbiamo colto l'opportunità, come dicevo prima, perché l'azienda, la municipalizzata, fornisce tutte le garanzie necessarie in ordine alla manutenzione, in ordine alla gestione di questo bene. Come ripeto,
è una gestione che, se fatta nei criteri e nei parametri giusti, ha degli utili. Naturalmente la nostra municipalizzata, il primo obiettivo che si pone è quello del servizio qualitativo e pubblico di grande garanzia per la nostra utenza, che non sarà più né affascinata né costretta, anche se per casi isolati, magari ad andare in piscina limitrofe, perché tutto sarà gestito alla perfezione. Naturalmente sarà anche valutata, qualora ci sia la necessità, di dotarsi di consulenze esterne, di rivolgersi in primis ai nostri operatori locali. Quindi sostanzialmente questa grande sensibilità sia il comune sia la municipalizzata l'hanno sempre avuta, e quindi sostanzialmente io credo che ci stiamo inoltrando in una via che è grande, è sicura e in cui risplende un sole caldo e radioso. Certamente tutte le cose hanno bisogno di essere gestite, sorvegliate e accompagnati. Quindi la nostra municipalizzata ha già dimostrato di saper gestire nell'idroelettrico, nel gas e in tutti gli altri settori, ne sono tantissimi, che gestisce, che poi vedremo anche con altre delibere, per il comune, grande professionalità e soprattutto grande attenzione alle tariffe. Ricordo che la nostra municipalizzata è certificata tra le più qualitative e tra colei che fornisce ai cittadini un servizi qualitativi a prezzi più bassi, anche rispetto alla nostra consorella, chiamiamo così perché è vicina, perché comunque del territorio, perché comunque la rispettiamo, di San Severino, che è l'Assa. Quindi sostanzialmente questo lo certificano gli enti preposti e non lo diciamo noi, perché se lo dicessimo noi sarebbe magari iniziato la campanilismo. Siamo comunque orgogliosi, ma lo certificano gli enti preposti. Quindi perché fare questa operazione e non tenercela noi e dare il parco? Perché il nostro partner, in questo caso la municipalizzata, che ripeto è partecipata dal comune al 99,8%, avrà un'altra branca, un'altra direzione economica da seguire, da gestire, e da che la potenzia, che avrà un patrimonio ancora più forte di quello che ha oggi. Il comune non ha la forza, perché altrimenti torneremo a dire qua dentro ancora una volta, a sentire le vostre filastrocche, per andare a contrarre un mutuo in una situazione come quella che abbiamo già esposto, dove andiamo a risanare il bilancio con operazioni mirate e perfettamente brillanti e legittime, di spendere altri 400.000 euro in questo momento, nell'immediato, per mettere a posto la piscina. Non ci possiamo, come ripeto, affidare a un bando che sarebbe poi, avrebbe dei crismi di non certezza. Non possiamo lasciare la nostra utenza senza la certezza di un servizio qualitativo. La municipalizzata ha espresso non un parere politico di compiacimento per l'amministrazione, in quanto è proprietaria al 99,8% del pacchetto di azioni che Mercorelli, se mai un giorno dovessimo venderle, chi le compra paga ampiamente il valore delle stesse, quindi ripaga ampiamente il comune e la stessa municipalizzata dei sacrifici, delle migliorie che sono fatte fino ad oggi. Questo significa avere il pacchetto azionario. E quindi noi non abbiamo nessun problema a dire ben venga la crescita dell'azienda anche sotto il profilo della patrimonialità. Questo vale anche per le reti del gas, che come sapete si è stato prorogato il bando di aggiudicazione della gara a livello nazionale, ma che qualora abbiamo già deciso l'azienda elettrica dovesse essere oggetto di valorizzazione, quindi le reti dovessero essere acquistate, sarebbe molto più importante, su questo convenivamo anche con la minoranza PD, che l'azienda rimanesse gestore degli impianti, comunque in compartecipazione, piuttosto che una secca alienazione e un introito immediato che poi nel tempo si polverizza e non rende nel corso degli anni. Quindi sostanzialmente questa è la visione aziendale della municipalizzata, che mai come oggi ha risparmiato
anche in direzione approvvigionamenti di materie prime e tutto ciò che poteva essere sottoposto ad economie e a razionalizzazioni. Quindi se consegue degli utili è anche perché chi sta a condurre il cavallo sta in sella e lo sta aggrappato sotto la pancia con le unghie perché può cadere e sfracellarsi da un momento all'altro. Sa quello che fa e lo fa perché ha una gestione e una visione aziendale condivisa peraltro da tutti gli organismi che sono dentro, perché oggi abbiamo fatto il bilancio del Consiglio di Amministrazione in azienda e i revisori dei conti, che non mi risulta siano tutti nominati da noi, hanno espresso un'opinione condivisa sul balcone conduzione dell'andamento della stessa municipalizzata, ivi compresi, e non mi pare una cosa da poco, i comuni con noi associati, che sono Campo Rotondo di Fiestrone, Serra Petrona, Belforte e Caldarola, che sono piccoli comuni sì, ma che non sono mica incapaci di valutare se la municipalizzata produce utili, visto che gli arrivano in base alla loro partecipazione azionaria anche utili nelle loro casse, e gioiscono per questo e anche sulla qualità del servizio che la stessa produce nei loro territori, che li garantisce e li inorgoglisce. Quindi noi siamo fieri della nostra municipalizzata. Poi voi, ed è la nostra piscina comunale che viene conferita all'azienda e abbiamo ampie garanzie. Poi voi votate contro, sparate col cannone, fate quello che volete. Io ho già precisato con correttezza che nella piscina comunale, e questo ci tengo a dirlo perché qualcuno qui dice ah non si riconoscono, no, io ho detto, noi abbiamo fatto un primo intervento a livello esteriore, quindi sul cappotto energetico, con un mutuo finanziamento regionale che aveva precedentemente reperito la precedente amministrazione, che abbiamo integrato, e oggi ci apprestiamo a dare alla cittadinanza di qualsiasi espressione e simpatia politica una struttura efficiente che diventerà come nuova con questo nuovo intervento che è necessario, perché altrimenti la piscina sarebbe inutilizzabile. Questo è quanto. Sulle gestioni la storia la conoscete tutti. Io credo che non serva andare a reperire i documenti e i dibattiti che in questo Consiglio Comunale ci sono stati precedentemente, che testimoniano chiaramente la storia di quell'impianto. Credo che l'ultima gestione sia stata buona e chiara, e credo che quella dell'azienda elettrica offra le garanzie massime. Quindi non vedo quali potrebbero essere i problemi di questa operazione. Grazie Sindaco. Che voleva dire Romagnoli? Destinazione sull'utilizzo pubblico, è possibile qualche chiarimento sulla piscina, perché giustamente se arriva un privato che compra l'azienda, la SSM poi compra anche la piscina, e potrebbe fare un utilizzo come conforme a quelle che sono state le azioni. Ma si dovrebbe vedere l'azienda? Adesso che veniamo detto poco elegante, però diciamo che potrebbe esserci anche per l'evidenza. Allora, diamo di nero, iscritti a parlare sono i consiglieri Tronzi, consiglieri di Corella. Il vincolo di destinazione, questa era il Presidente. Io faccio una domanda, vabbè che una cosa che già si è destinato. Magari non capivo niente, giusto che manco due risponde. Allora, prego consigliere. No, voglio dire, non è che si può una destinazione utenza, no, volevo fare una proposta. Siccome noi abbiamo conferito il bene all'azienda elettrica, la stessa azienda è vincolata a un uso pubblico, o lo riconferisce al comune che ne fa un uso pubblico. Io lo sto chiedendo, se si può fare lo facciamo. Beh, adesso non esagerare.
lo dica nell'intervento. Allora, prego consigliere Bugni. Io penso che la proposta fatta dal consigliere Bugni non sia bambina, quindi tante risalvi economiche le trovo fuori poco. Però vorrei sottolineare una cosa. Se vuole, forse... perché non sanno quello che fanno. E se hai visto vorrei far notare una cosa che forse alcuni anni sono quasi sicuro non hanno ancora tempo per soluzionare. Cioè, la gestione della piscina non ci sarà più bando, come diceva Giuseppe Pizzino, non passerà più per questo consiglio comunale. E questa cosa non è una cosa di poco conto, perché oggi il consiglio comunale magari delibera su come gestire per esempio il campo sportivo, a quale situazione dare determinati spazi. Ecco, domani noi sulla piscina, noi parlo del consiglio comunale, che vi invito a pensarci tutti i comuni e le istituzioni, cioè non avremo nessuna parola sulla piscina. Avremo la fiducia degli amministratori che ci piacciono, dovremo in qualche modo forse rimuovere se non fanno quello che vogliono, quello che vogliamo noi, scusate. Ma non è così scontato che noi possiamo decidere sulla gestione della piscina. È per questo che io credo che un emendamento a questa idea come quello che proponeva Romagnoli, ma anche come quello che volevo proporre io, non sia del tutto bambino. Io volevo proporre per esempio un'altra cosa. Adesso nella piscina comunale ci sono due associazioni sportive che fanno agonismo, preagonismo, una ha fatto l'associazione del nuoto e l'altra quella della parte del nuoto. Io un'altra cosa che chiedo è che vengano garantite a queste due associazioni gli stessi spazi acqua che hanno oggi, di farli coesistere, che nessuno domani, come avete fatto anche voi questi anni, che nessuno domani vada giù e magari per simpatie verso l'uno, verso l'altra, magari riduca spazi acqua all'uno o riduca spazi acqua all'altro. Io credo che questo emendamento si possa aggiungere anche questo, cioè cerchiamo di cristallizzare all'immagine che c'è oggi in quella piscina gli spazi per le associazioni che oggi in quella piscina svolgono la loro attività. Abbiamo avuto tra l'altro, come devo ricordare io, grandissimi risultati sportivi. Io credo che nella si può fare aspetto allora, no, se spedi lo dico. Credo che quello che tu dici, no, non credo, sono certo, perché noi l'abbiamo già pensato, non pensare che noi, voglio dire, non parliamo con l'associazione di moto o che non vengono da noi, voglio dire. Ecco, ma certo, a voi avete sempre la bottega aperta che ti vengono anche da voi, no? Cioè, come quelli delle multe, telefonano a me, gli dico porta in comune che ti chiediamo scusa, è sicuramente un disguido, poi vengono da voi e da voi non ce ne porta, perché bisogna vedere dove è più conveniente la bottega per portarle. Però al di là di questo... Questa è la democrazia e va bene, io l'accetto. Quello che voglio dirti è che dire devono avere gli stessi spazi di oggi, mi dispiace dovertelo dire, ma potrebbe essere limitativo, perché qualcuno di loro ne voleva anche di più. Allora io ti dico, devono avere gli spazi sufficienti, consoni all'attività che svolgono. Punto. Che dice tutto. Senza stabilire quelli di oggi, quelli di ieri, eccetera. Sì, sì. Siamo in serie politica, però devono avere gli spazi consoni, la parola consoni non determina un quantitativo orario. Allora mi permetterà di dire che è una cosa molto politica. Io chiedo che abbiano gli spazi consoni, ma almeno abbiano quelli che oggi hanno. Cioè, ecco, perché se domani qualcuno si sveglia e dice lo spazio consono è la metà di quello che avete oggi, io credo che questo spazio non sia più consono. La sua però, occupazione non è fondata. Io chiedo di poterlo mettere nello su bianco, come così come chiediamo che nel bianco l'emendamento di dare un vincolo a questa struttura. Io non so se tutti i consiglieri hanno capito che da domani non avrete più nessuna voce in capitolo, la potestà la stiamo dando a raggio. Concludo, sindaco, dando anche a lei, mi permetterà, lei lo farà tante volte una bacchettata, no? Io invito lei e tutto il consiglio, quando parliamo di qualcosa che ha più di 100 anni, che non abbiamo fatto né io ovviamente, né lei, cioè come l'azienda elettrica, ecco, confrontiamoci in una maniera un po' più seria, ripeto, lo sto dicendo a tutti. Perché lo dico? Perché non è che possiamo far credere che magari da 3 anni a questa parte l'azienda è diventato quello che è. L'azienda sa sempre un patrimonio della città. Se invece anche ha avuto un utile notevole, magari si può anche riconoscere che nella passata gestione si sono date delle scelte che magari hanno consentito di avere questi utili, mi riferisco ovviamente alle due turbine che sono state fatte. Anche qui possiamo dividerci 50.000 modi, non quella che ne finanziate, ne abbiamo finanziata una su quella.
lancia, però in generale io penso che se l'azienda oggi quello che è, non debba essere un campo di battaglia, mentre voi il centro-destra, mentre il centro-sista, va semplicemente riconosciuto che è un patrimonio della città. E se noi diciamo che scaricare sull'azienda certi patrimoni immobiliari che abbiamo noi non è la ragione sociale dell'azienda, sentirci dire che noi non abbiamo visione imprenditoriale, per me non è un'offesa ai singoli, perché noi qui non facciamo imprenditori, qui non abbiamo lo scopo di lucro, chiaro? Quindi ecco, io non trovo un buon impossibile. Grazie. Grazie consigliere Bruni, prego consigliere Mercorelli. Allora, innanzitutto noi stiamo votando per passare alle SSM un bene con capitale di funzionamento, ribadisco, senza che questo bene abbia un valore. A contraltare di una stima che per quanto ci siano passati i grandi luminari del pianeta, non abbiamo ancora capito che non è la differenza di migliaia di euro, c'è scritto 3 o 400 mila euro. Quindi c'è un range di 100 mila euro. Tante stime non sono riuscite ad essere più precise di un 25% di approssimazione. Io mi chiedo dove siano tutti quei rapporti tecnici che il comune doveva redigere in merito agli impianti della piscina, che gradualmente attestano lo stato di deperimento dei sistemi idraulici della vasca e della vasca stessa. Ci sono le auto di sì perché votavo che dovevano confermare anche i concessionari, ma è chiaro che il cuore del discorso è proprio quello che ha identificato Bruni. La piscina la mandiamo in mano alla SSM in maniera che caccia i soldi per pagare l'intervento che non ci abbiamo per fare, non ce l'abbiamo queste soldi, e in maniera che la gestione della piscina sia da quel punto totale appannaggio della giunta, ossia la giunta dice al CDA della SSM dai la piscina in gestione a quello lì, amico mio, che la SSM non potrà fare altro che dare, come è sempre successo in questi anni. Quindi diventerà una gestione, come giustamente diceva Bruni, totalmente esclusa dal controllo pubblico per quanto riguarda i consiglieri, per quanto riguarda la possibilità di dire la propria, nonché di indagare, perché è notorio e lo pago sulla mia pelle, quanto la SSM sia restia a concedere documentazioni in merito a quello che fa, te la fanno soffrire la dichiarazione o il documento. Io non trovo che sia giusto operare con questa vaghezza, cioè voglio sapere quanto vale, altrimenti non sono minimamente d'accordo per niente a nessuno, molto male. Credo che sia un conferimento che va in un momento critico comunque sia, e non trovo assolutamente giusto che, siccome adesso la SSM un po' di soldi li tira fuori, noi li carichiamo di tutto, trovo c'è una casualità incredibile assolutamente il fatto che proprio adesso in un momento di crisi la SSM abbia questa necessità pazzesca. Cioè allora, se la SSM fosse un ente presente sul mercato in maniera vasta, ha anche senso che raccolgo gli uffici, ragioni, un'ottica futura di ampliamento, qui parliamo eventualmente di un'ottica di fusione, non parliamo di un'ottica di ampliamento, parliamo di una realtà che opera sul nostro territorio e non farà mai di più di questo, non diventerà mai il gestore nazionale dell'energia elettrica la SSM. Quindi questa necessità logistica di spostare gli uffici in un punto solo in maniera che poi li possiamo vendere per i soldi per ripianare vendendo una cosa che non abbiamo avuto in 10 anni è una cosa talmente tanto bizantina e ridicola, e giocate veramente su speranza della gente, che è devastante, perché le persone dovrebbero avere piani certi discorsi e non porta nessun risultato. Comunque, ripeto, votare un atto dove si conferisce qualcosa senza quanto vale, a che condizioni, con una stima di 3-400 mila euro, per me è assolutamente sbagliato. Poi si potrebbe ragionare sul fatto che mi si garantisse che la SSM resterà per sempre pubblica, magari azionariato diffuso come unica chance di vendere delle quote a livello piccolo, azionariato e locale, quindi rimane di proprietà del proprietario. In quest'ottica sarei anche favorevole alla questione. Cioè potrei anche essere favorevole, avrei la certezza, così non c'è nessuna certezza. Noi andiamo a rimettere, a girare patrimoni esclusivamente perché non abbiamo i soldi per pagare questi interventi. Ripeto, ci dovrebbe essere una documentazione ricca e strutturata nel corso degli anni scorsi che va anche, risale anche a quella gestione che solamente con i debiti che ha lasciato la SSM stessa in quanto utenze ci avremmo rifatto la vasca, ma lì chiaramente nessuno se ne è accorto di che debiti, no, centinaia e centinaia di debiti, sono
sbaglio erano 260.000 euro solo di metano ed acqua, era già, no? Se la diamo buona per 300-400.000 eravamo già due terzi, no, metà del gioco, dai, mettiamo metà del gioco, però lì, quindi non pagavano perché se ne fregavano. Adesso noi mettiamo la SSM nella corrente, queste sono due secondo me, o la SSM farà il bando di assegnazione, ah beh, scusi, sì, però quando lei dice che la SSM tanto, sono tanto bravi e quindi la piscina per loro sarebbe un problema, la SSM si occupa di cavi elettrici, di ampere, di litri minuto, di portate, non si occupa di sport, sì, io posso essere il più bravo elettricista del mondo, ma a meno che non abbia una passione personale è improbabile che sia un bravo allenatore, che so, vada a posto, no? È probabile che sia proprio un elettricista in maniera conclamata, accettata con tanto di titoli e di qualifiche, a bocca, è automatico che la SSM sarà bravissima a gestire la piscina senza nulla togliere al prezzo della SSM. Non c'è nessun nesso logico tra l'una cosa e l'altra cosa, quindi lei dice, sono bravi, questo è un altro discorso, ma non è detto che saranno bravi a gestire la piscina. Per cui o la fanno gestire a qualcuno il bando, se lo fanno loro su indicazione della politica e quindi dentro ci va quello lì che dico io, oppure va a finire che la SSM per forza, perché ci vogliono anche delle qualifiche tecniche per stare in piscina nell'acqua e controllare quello che succede, la sportivi, la persona che lavora in quell'ambito, o la SSM assumerà qualcuno per fare questo lavoro. Anche questo potrebbe ipotizzare il fatto di piazzare finalmente qualche lavoro, no, come vedete, il posto di lavoro te lo trovo io, potrebbe configurare questa possibilità, si liberano, grazie a Dio, dopo tanti anni di secca, qualche posticino di lavoro da piazzare, da erogare. Comunque sia, è un'operazione non chiara, non definita, non ha parenti certi, non si possono portare neanche in consiglio comunale, secondo me, delle questioni così campate per aria, quindi vabbè, ci aggiungo, rinunciando alla rivenzione di voto, insomma. Grazie Mercorelli. Allora abbiamo scritto un emendamento insieme al consigliere Romagnoli che riguarda un po' l'idea del PD che recita più o meno in questi termini. Vabbè, beh no, classifichiamolo così com'è, insomma un emendamento lo chiamiamo. Quindi di stabilire, aggiungendo praticamente alla delibera un punto dove si scrive di stabilire che il conferimento comporta il vincolo dell'immobile piscina alla destinazione dell'utenza pubblica e o associazionistica prevalentemente locale. Questo è l'emendamento che ha richiesto Romagnoli. Parlando con il segretario si è visto che c'erano dei vincoli troppo stringenti per questo tipo di emendamento, quindi il nostro emendamento sarebbe simile ma non identico al suo e sarebbe stabilire che il conferimento comporti il vincolo dell'immobile piscina all'utenza pubblica, senza specificare che ci sia l'associazionismo locale e quant'altro. Anche la discoteca è un'utenza pubblica. Quindi... Allora, perché se la gestisce un privato, comunque, l'importante è che sia pubblico. Ma vai in giro l'ora... Guarda, è più semplice di quanto immaginate. Discutiamo su come accogliere l'emendamento. Prima non è pubblico, non deve stare che dice... Allora... Sentite. Allora, chi vota favorevolmente all'emendamento presentato dal consigliere Romagnoli per quanto riguarda stabilire che il conferimento comporta il vincolo per l'immobile piscina e destinazione all'utenza pubblica e o associazionistica prevalentemente locale, alzi la mano. Chi lo accoglie, sto dicendo, eh? Allora, sentite, l'emendamento presentato da Marco Romagnoli crea un vincolo per quanto riguarda l'associazionismo e il fatto che ci sia la prevalenza delle istituzioni locali. Allora, aspetta. Prende il microfono. Ci sono due emendamenti vicini, soltanto che Romagnoli vorrebbe specificare che ci sia una, oltre al fatto che sia destinazione pubblica, sia destinazione a vocazione, diciamo così, associazionistica prevalentemente locale. Noi, l'emendamento che proponeva invece il sindaco come più il segretario come più accettabile era quello di togliere
l'associazionismo e lasciare soltanto la vocazione pubblica. Questo era. Quindi ecco perché ho messo alla votazione questi due emendamenti che sono vicini. Ma Romagnoli asseriva che voleva aggiungere la prevalenza del locale e noi dicevamo invece che era semplicemente il pubblico in generale. Prego. Allora, un attimo, lo devo anche scrivere. Aspetta. No, non è stato votato, l'emendamento è stato presentato. Abbiamo votato sul primo emendamento, quello che Romagnoli ha scritto. Non hanno capito. Beh, sono stato poco chiaro per tutti, evidente, se non hanno capito. Allora, Monte per i nostri premi di consolazione non c'è stato. Allora, senti, chi vuole? L'ha letto? Scusate. L'ha letto? Per favore. L'emendamento presentato da Marco Romagnoli diceva semplicemente in più rispetto all'emendamento accolto, questo diceva, di mettere che la piscina avesse una vocazione, oltre che pubblica, così come va bene a tutti, che abbia una specificità che aggiungeva che cosa lì? Le associazioni... Allora, io leggo quello che diceva Romagnoli, di stabilire che il conferimento comporta il vincolo di mobili piscina a destinazione ad utenza pubblica o associazionistica prevalentemente locale. C'è una legge regionale che dice che quando si gestisce una cosa non può essere riservata ad associazioni locali. Allora, se questo, io do questo parere dal punto di vista giuridico. Se non è cogibile. Allora, dal punto di vista giuridico, io credo che il conferimento e dire che il bene che è conferito è destinato all'utenza pubblica, fino lì siamo d'accordo. Ma non possiamo entrare sulle modalità di gestione dell'utenza pubblica, che rientra nelle competenze del gestore. Non possiamo dare un vincolo su un conferimento per dire te lo do a te perché lo dai all'associazione X, non ha legittimità una cosa del genere. Ma non si, la legge regionale ti vieta anche di dire che l'utenza pubblica locale significa che se c'ho 5 associazioni e ce n'è una sola locale l'ho data a quella. Questo non è possibile. Allora, se si vuole, io dico, facendo uno sforzo, dire che il conferimento va all'utenza pubblica è un vincolo accettabile su un conferimento. Allora, sentite, se non è accettabile l'emendamento, perché ci sono dei vincoli legali... Va bene, io do questo parere, posso sbagliarmi, però... Lasciamo le cose come stanno e votiamo l'emendamento o no. Ok, allora, chiariamo la situazione una volta per tutti. L'emendamento così scritto come enunciato, secondo Romagnoli, non può essere accolto perché ci sono dei vincoli che non possono essere non rispettati. Quindi l'emendamento presentato dal segretario, che recitava molto vicino, non la segretaria, ma che si è presentato la sindaco, solo Romagnoli, uno, noi andiamo avanti con la regola, quindi non la togliamo più assolutamente, perché hai detto che non gli interessa, perché c'è il vincolo pubblico, anche le pizzerie sono pubbliche. Allora, però scusa, mi piacerebbe metterci lo quello che vada. Sentite. Se è pubblico è accettabile, si può fare. Guarda che fino adesso come sta? No, adesso. Votiamo l'emendamento di Romagnoli. Non è accettabile. Finito. Allora, decade. Legittimità di un emendamento il parere mio sì, ok, quindi non va nemmeno votato perché se non può essere accettato non va nemmeno votato, quindi eliminiamo completamente tutto. Allora, scusate,
Ok, se abbiamo capito, si presenta l'emendamento, finito, quello che diceva il sindaco. Allora, chi è favorevole a votare l'emendamento presentato dal sindaco, che ci dice di stabilire che il conferimento comporta il vincolo dell'immobile in piscina a destinazione dell'utenza pubblica, alzi la mano. Ok, bene, l'emendamento è stato accolto. Aspetta, scusa, chi è contrario all'emendamento alzi la mano. Chi si astiene? Due. Ok, l'emendamento è stato accolto. Allora, era fuori Mercorelli. Adesso vi voglio dire. C'è la relazione del relatore, c'è la conclusione del relatore. C'è la conclusione del relatore. C'è la conclusione, allora la conclusione è che sono soddisfatto dell'operazione che stiamo portando a termine, lo dico a nome dell'amministrazione e a nome delle grandi potenzialità che la nostra municipalizzata esprime. Come diceva il consigliere Giugni, non è che sono le maestranze, la storia, 100 anni di storia. Non è che sono tutti merito dei nostri 3 anni di amministrazione, è chiaro che questa è un'azienda che nel corso di un secolo ha dato grandi soddisfazioni a questa città, ma oggi più che mai con il mercato difficile e con quello che c'era ancora da sistemare, le due turbine, certamente la progettazione era in campo, ma come abbiamo più volte detto bisognava sistemare anche i finanziamenti e altre grandi, ma non solo questo, l'azienda ha fatto anche altre cose, ne sta facendo altre, acquisisce una piscina, la saprà gestire Mercorelli. Fa anche gli acquedotti e l'idraulico, l'azienda elettrica non fa solo elettrico, non sono solo fili di luce. Ecco, quindi lei manca di rispetto ai dipendenti della municipalizzata che fanno tutto e sanno fare tutto, certamente si specializzeranno anche nella gestione delle piscine come in questo caso. Quindi io credo che dal suo pessimismo, che questa è un'operazione farlocca, che noi andiamo a convenire un bene che siccome non c'è la stima è una questione indegna e siccome poi spendono 400.000 euro glielo diamo solo perché noi non possiamo spendere 400.000 euro, ma lei non ha capito che la municipalizzata del comune è al 99,8%, lo ha capito? Questo no, è un fattore fondamentale. Se dice di avere rispetto nei confronti della maestranza e dei dirigenti della municipalizzata lo deve avere fino in fondo. Se dice che sono capaci lo dimostreranno come l'hanno dimostrato fino ad oggi. Uno o ce l'ha o non ce l'ha il rispetto, o ce l'ha o non ce l'ha la considerazione, e ci deve avere ben presente qual è il pacchetto azionario e la finalità di un'operazione. Ma io credo che creare posti di lavoro sospetti, io credo che in ogni punto che noi portiamo in questo consiglio comunale all'ordine del giorno lei alimenta pessimismo e sospetti. E quindi manca qualcuno. Allora io credo che se avesse avuto una piccola percentuale di possibilità di illudere qualcuno che poteva amministrare questa città, io credo che ad ogni intervento la azzera. E questo ci fa stare tranquilli, mi permetta, questo ci fa stare tranquilli, a noi e ai cittadini, grazie. Ma non è questione che il sindaco dice quello che vuole, non c'è il fatto personale, andatevelo a leggere nei regolamenti quello che significa fatto personale. Allora, le dichiarazioni di voto si sono concluse con l'unica prenotazione. Prego Capogruppo Cicconi.
Grazie Presidente. In effetti io mi unisco a quello che ha detto il Sindaco. In 3 anni ormai che siamo qui, ogni atto che presenta la maggioranza del Movimento 5 Stelle ci vede dietro qualcosa di strano, di losco. Io non ho visto, difficilmente ho visto accogliere, anzi quasi mai, accogliere dal Movimento 5 Stelle una delibera della maggioranza. Sono tre anni che siete qui, noi vi chiediamo di dare anche un contributo, ve lo chiedo ai cittadini di Tolentino, non è che si può fare politica sempre col no, 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 questo non va bene, qui ci stanno i raccomandati, qui non lo sapete fare. La gestione dell'SSM è un'azienda multiservizi, quindi significa che si occupa di diverse cose, non è come dice lei per quelli che bisogna essere un allenatore di pallanuoto o di nuoto per sapere gestire una piscina. L'allenatore non fa la gestione della piscina. Se qualche volta è successo, ma non mi risulta affatto che è stato negato al Movimento 5 Stelle qualche atto, qualche documento, lo faccia presente, perché non è assolutamente vero. Io, sia nel comune che alla SSM, so che puntualmente quando arriva un consigliere comunale, sia sul Movimento 5 Stelle o di qualsiasi altra forza politica, i documenti gli vengono dati con la massima trasparenza. Ci mancherebbe, no, ma infatti è stata alimentata, è stata valutata una scarsa trasparenza, mi sembra proprio che non ci sia. E sul discorso della spesa, la perizia, 300-400 mila euro, c'è una perizia, non è che è stata fatta a voce sulla base di come se chieda al segretario della giunta, vedrà che l'altro c'è, vedrà che il documento c'è. Ma possiamo ogni volta fare la politica con le chiacchiere? Servono 300-400 mila euro, ci dite per piacere dove li andiamo a prendere se non li prendiamo dalla nostra municipalità? Ditecelo, se ce lo dite noi ci ragioniamo, no che non si fa punto e basta, perché 300-400 mila euro servono, poi li raccogliamo oppure li prendiamo alla SSM, oppure ce lo dite voi, ma mi sembra che non siate capaci. Grazie. Grazie a lei, signor. Allora, passiamo alla votazione. Chi è favorevole al conferimento dell'impianto natatorio piscina comunale da SSM SPA così emendata come in precedenza, alzi la mano. Chi è contrario, alzi la mano. 5. Votiamo per l'immediata esecutività dell'atto.